Le cose che non dici, di Yuki 21, capitolo 15, verità. Ragazza silenziosa, sazia la mia fame, ti prego, saziami. Reika. Quando Akira ha messo in moto e se n'è andato, sono riuscita dal mio stupido nascondiglio. Ho visto Ryo e Aiko-chan correre verso di me e mi sono sentita uno schifo. Non capisco bene cosa ho fatto di sbagliato, ma di sicuro qualcosa ho fatto per essere stata piantata in asso in quella maniera da Sasuke. Reika-chan, tutto bene? Sì, ma il tuo amico è uno stronzo. Gli rispondo con bel poca diplomazia. Ryo ha sorriso senza replicare. Sì, lui ha spesso dei modi discutibili, ma ti assicuro che non è cattivo. Dimmi una cosa, Reika-chan, ma davvero Akira Miura è il tuo ex? Così è già venuto da te a raccontarti gli affari miei? Che bastardo. Sì, è vero, ci siamo frequentati per qualche tempo, ma a Sasuke cosa importa? E cosa importa a te? Che ne sapete di Akira voi? Diciamo quel tanto che ci basta da sapere per dire che è un poco di buono, ma suppongo sia meglio partire dall'inizio. Ti racconterò tutto tornando in albergo, e sbrigati, se facciamo troppo tardi passeremo di qua con Sensei. Mentre torniamo indietro, Ryo mi racconta cose che ignoravo completamente. Vengo quindi a sapere che Akira è un amico di Takashi, o meglio, lo era. Scopro che qualche anno fa il fratello maggiore di Sasuke era entrato in un brutto giro, un giro di persone che in passato ha avuto una sfortuna di conoscere anche io. Sembra che per colpa di queste persone, tra cui Akira Miura, Takashi Kawashima sia finito diverse volte nei guai e che la sua famiglia sia dovuta intervenire spesso per insabbiare il tutto in modo da non ledere il buon nome della famiglia. Ryo mi racconta soprattutto di un episodio di droga. Io rabbrividisco perché so che è vero. Ricordo il vizio di Akira e ricordo il suo giro d'affari. È uno dei motivi per cui ad un certo punto mi sono tirata indietro mollandolo. In pratica vengo a conoscenza che al momento dell'arresto di Akira per spaccio, Takashi si trovava con lui. La famiglia Kawashima sborsò una discreta somma per mettere tutto e tutti a tacere e Takashi fu spedito a studiare all'estero. In quel periodo Sasuke soffrì tantissimo. Intanto vedeva la sua famiglia andare in pezzi. La madre stava sempre male e suo padre rincasava tardi proprio per evitare di sentirla piangere. Lui veniva ignorato sempre di più e quel fratello che aveva tanto idolatrato in passato si era dimostrato un completo coglione. Probabilmente è stato quello il momento in cui le certezze di Sasuke sono andate in pezzi, distruggendo totalmente la sua fiducia nel prossimo. Mi dispiace per Sasuke, sono sicura che non sia stato facile per lui. Però Ryo-kun, io non c'entro nulla. Non frequentavo più Akira già da molto prima del suo arresto. Ho sempre saputo che non era un bravo ragazzo, ma all'inizio non credevo fosse coinvolto con degli affari del genere. Quindi ho compreso la gravità della situazione e l'ho lasciato, e gli ho intimato di starmi alla larga. Ho dovuto minacciarlo di spiattellare alla polizia di certi suoi clienti, e fidati, aveva più paura di questi che delle forze dell'ordine. Ed è stato così che me lo sono tolto dalle scatole. Rivederlo oggi mi ha spiazzato, e ho preferito evitarlo tutto qui. Non vado fiera di alcuni episodi del mio passato, ma sto cercando di migliorare e di essere una brava persona. Con Sasuke però è tutto così difficile. Reika-chan, tu non mi devi alcuna spiegazione. Non mi importa chi eri, ma chi sei ora. E so per certo che sei un'ottima persona. Sasuke è difficile, io lo so bene. La sua testa ragiona in un'unica direzione e non concede errori. Ma ci tiene a te. Ci tiene tantissimo. Probabilmente si sarà innervosito nello scoprire questa parte di te. Per lui pensare che hai avuto a che fare con un essere che in passato gli ha causato tanto dolore deve essere stato uno shock. Cerca di capirlo, per favore. Ma sei tu che in realtà non puoi capire, Ryo. Tu non puoi sapere. Akira mi serviva in quel periodo. Era solo un mezzo per smettere di pensare. Un ragazzo del genere era perfetto per annientarmi definitivamente e allo stesso tempo per elemosinare maggiori attenzioni dai Roshi. Ma tutto questo io non te lo posso dire. Di tutto questo io non ve ne posso parlare. Io non piaccio a Sasuke. La sua è solo una fissazione. Sono solo una novità. Tutto qui. La ragazza giapponese dal viso americano. Così diversa da tutte, così esotica. Un manga vivente. Alla fine sono queste le parole che escono dalla mia bocca. Se sapessero quanto non mi sopporto. No, no, Reika-chan, tu piaci molto a Sasuke-kun. Questa gita è stata organizzata interamente da lui. Ha scelto i posti da visitare in base ai tuoi gusti e persino l'albergo. Quando in treno mi hai detto che suoni il pianoforte e ho visto uno nella hall, ho capito che era stato attento anche a quel dettaglio. Ha fatto tutto questo per far colpo su di te, posso giurarti che è così. Ha chiesto a me e a Misaki-chan di formarlo su ogni tuo desiderio e io lo ringrazio di questo perché, con la scusa di chiederti più cose possibili, mi sono resa conto di quanto tu sia una bella persona.
Sono certa che non ti si possa giudicare solo perché in passato sei stata insieme ad un tipo poco raccomandabile. Conto che anche Sasuke-kun non riuscirà a comprendere questa cosa. Mi sento uno schifo. Le parole piene di affetto che Aiko mi rivolge non le merito. Quella parte della mia vita loro non potrebbero mai accettarla. Nessuno deve sapere la verità. È in momenti come questi che mi manca Hiro da morire. Lui saprebbe cosa consigliarmi perché lui ha vissuto con me quel periodo di merda. Ryo, che devo fare? Nulla, Rae-chan. Gli passerà. Devi imparare ad andare avanti. Non puoi sempre pensare al passato e usarlo per farsene scudo contro i legami. Sono certo che gli passerà, ma io non la penso così. Akira è qualcosa di duro da mandare giù, io lo so bene. E per uno come Sasuke, così fissato con la sua famiglia, sapere di avere a che fare anche solo con il ricordo di quel tipo non gliela farà passare tanto facilmente. Però fa tutte quelle cose per me. Mi piace quel ragazzo, purtroppo mi piace davvero tanto. Tornati in albergo, ci rechiamo nelle rispettive stanze. Misaki vorrebbe raccontarci della sua giornata con Ken Ueda, ma Aiko la zittisce. Io mi butto sul letto coprendomi gli occhi con un braccio e inizio a pensare, pensare e pensare. Poi arriva l'illuminazione. Lo stomaco mi si chiude perché so che sarà dura, se non addirittura impossibile. Ma se voglio arrivare da qualche parte, se voglio cambiare questa mia vita disgraziata, devo avere il coraggio di superare anche l'impossibile. Quindi mi tiro su e chiamo le due ragazze. Aiko, Misaki, ho bisogno del vostro aiuto. Mi degnano immediatamente di tutta la loro attenzione, confermando che, senza rendermene conto, ho due amiche vere, vicino. Insieme a loro elaboro il piano che mi avvicinerà a Sasuke, o che me lo farà perdere per sempre. Del resto, se non lo raggiungo utilizzando l'unica cosa che so fare veramente bene, poi non c'è speranza. Ryo. Quando Aiko-chan mi ha chiamato per illustrarmi il piano di Reika, ho accettato subito a prendervi parte. Quei due a cena non si sono nemmeno guardati una volta e il mio amico, super cretino, come immaginavo, ha già detto che rimarrà in stanza stanotte per tutti gli altri, me incluso. Ci incontreremo alle diverse stanze per giocare a carte con i videogiochi fino all'alba. Verso le 21:30 il piano inizio. Come immaginavo tutti, il Sensei Onoda e la Sensei Rei spariscono non si sa dove. Così la maggior parte di noi è giù nella hall a giocare a biliardo o a fare casino. In teoria dalle 22 dobbiamo tornare nelle rispettive stanze, ma in realtà a quell'ora staremo tutti in una o più stanze a farci i cavoli nostri. Quindi dobbiamo sbrigarci, ora che sono tutti radunati nella hall. Più testimoni ci sono, e meno avrà da ridire l'idiota. Reika stringe tra le mani alcuni fogli. Poverina, questa cosa deve costargli davvero tanto. Aiko e Misaki le fanno coraggio, e allora io parto. Salgo per recarmi nella stanza che divido con Sasuke, e poco prima di entrare invio un messaggio ad Aiko. Bene, inizia lo spettacolo. Entro in stanza e prendo per i capelli Sasuke. Ehi, ma che diavolo fai? Che c'è? Niente, ma credo che tu debba vedere questa cosa sul mio cellulare. Ah, ecco, siamo pronti, Aiko-chan. Dal display del mio dispositivo appare il bel viso di Aiko. Siamo in videochiamata, così che tutto sia in diretta e di facile comprensione anche per un cretino come Sasuke. Ciao Ryo-kun, salve Sasuke-kun. Qui siamo pronte, vai Reika, coraggio! Nel video si vede Rei andare verso il pianoforte a coda presente nella hall. Tutti la ignorano, non sanno che a breve compirà la magia. Ma che sta succedendo giù? Che avete combinato voi altri? Sul display appare Misaki. Ehi, capoclasse, sta zitto e ascolta quello che Reika ha da dire. Forza, Aiko, inquadrala bene. Reika sale sul palco e si mette davanti ad un microfono. È tutta rossa in viso e continua a straziare i fogli che ha in mano. Batte sul microfono, constatando che è acceso, e poi prende fiato e inizia a parlare. Scusate tutti. Vi rubo solo qualche minuto. Ecco, io sono Reika King della sezione C1. Vorrei che ascoltasse una mia composizione, se non vi dispiace. È un brano che ho scritto oggi venendo qui a Kyoto. Io in realtà nemmeno dovevo esserci qui in gita con tutti voi, ma grazie ad una persona che è stata veramente molto gentile con me, ho potuto partecipare. E quindi sì, insomma, vorrei ringraziarlo. Ok, questo brano è dedicato al mio capoclasse. Per ringraziarlo di tutto quello che ha fatto per me e anche per chiedergli scusa. Anche se non sono ancora convinta di dovergli delle scuse, comunque è inutile puntualizzare. Per favore, ascoltate, perché adesso suonerò per lui. Si vede Reika che prende posto al pianoforte, mentre in sottofondo tanti ragazzi stanno ridendo. Non sarei tanto idiota da non capire quanto questo le costi. Io
In pratica è come se avesse ammesso davanti a tutti quello che prova per te, a modo suo chiaramente, e questo potrebbe comportarle delle difficoltà in futuro. Non sei uno scemo, hai visto il suo ginocchio, sono certo che ci sei già arrivato da solo. Allora imbecille, questo te lo dico io. Io lo spettacolo me lo vado a godere giù dal vivo. Tu ascoltala e rifletti su come ti sei comportato e magari piantala di essere sempre così rigido e lasciati finalmente andare. Cose così non capitano tutti i giorni, Sasuke. E detto ciò, me ne sono andato. Scendendo nella hall ho iniziato a sentire la musica di Reika e una volta arrivato giù mi sono accorta che tutti i nostri compagni avevano smesso di fare quello che stavano facendo per ascoltare le splendide note della nostra compagna. Se non è questa una magia. Sasuke. Sì, è vero. Io lo so quanto le è costato. Perché io sono come lei e forse non le avrei mai ammesso così pubblicamente i miei sentimenti. Il brano che suona è a dir poco meraviglioso. La cosa che più che mi colpisce, però, è il pensiero che sia mio. Sta suonando per me, solo per me. Non c'entra Hiroshi, né nessun altro. Questa musica è la mia. Mi sta aprendo il suo cuore finalmente. E questa cosa mi rende incredibilmente felice. Reika. Terminato di suonare, ho riaperto gli occhi. Sono rimasta senza parole nel constatare che due classi intere di scalmanati adolescenti, il personale dell'albergo e gli altri ospiti erano tutti lì nella hall ad ascoltarmi in assoluto silenzio. Ancora più, sono rimasta impressionata quando un grande applauso si è alzato forte nella mia direzione. Io ho ragione, sono nata per questo. Ma ora non voglio pensare a lui, voglio solo andare da Sasuke. Mi alzo mentre tutti continuano a farmi complimenti e scappo velocemente prendendo le scale. Ryo inizia a far ricadere su di sé l'attenzione in modo da essere sicuro che nessuno mi segua. Io corro su verso la sua stanza. Una volta arrivata mi fermo prima di bussare. Mi sento impazzire, non so cosa aspettarmi, non so se mi ha ascoltata, né so se sarà felice di vedermi. Spero solo che non mi faccia domande su Akira. Non sono ancora pronta a parlargli di certe cose. Presa da mille dubbi, busso e la sua voce mi invita ad entrare. Mi faccio coraggio e avanzo. Sasuke se ne sta seduto sul letto, che è quello in fondo alla stanza. Mi chiudo la porta alle spalle e avanzo nella semioscurità. L'unica luce è quella della luna che arriva dalla finestra e che lo illumina. In piena agitazione avanzo verso di lui. Non so che dire e quando gli sono praticamente di fronte mi fermo in attesa di sentire la sua voce. Lui non parla. Rimane immobile a fissarmi. Io sono sempre più stordita dei miei pensieri e quando prendo fiato per dire una qualunque cosa di cui non sono certa, lui mi procede. Reika, ti ringrazio. Tre semplici parole, le più belle del mondo, le più desiderate perché so che ha capito tutto. Ogni mio pensiero racchiuso in quelle note gli è arrivato e lui ne è semplicemente contento. Pertanto non gli dico nulla e semplicemente mi avvicino a lui. Gli prendo il viso tra le mani, godo della sua bellezza e lo bacio forte con passione. Lo bacio con tutto il cuore, assaporando il suo sapore e desiderando di farlo mio per sempre. Sasuke. Stavolta è lei che bacia me. E lo fa senza risparmiarsi, con gusto, con vero piacere. Io non mi tiro indietro, neanche un secondo. La lascio fare, lascio che le sue mani mi spettinino. Che la sua bocca percorra il mio viso e il mio collo. Lascio che mi tolga la maglietta, che mi graffi la schiena nuda con le unghie. Lascio che possa fare tutto quello che gli viene in mente, perché questa ragazza mi rapisce totalmente e non gli direi mai di fermarsi. Così le sue mani esplorano il mio petto, le braccia, gli addominali. Poi arrivano giù tra le mie gambe e sfiorano la mia virilità. Mi scappa un gemito di piacere e lei ne sorride. La mia carnefice è senza freni, senza pudore, senza limiti. E io ne sono entusiasta come non mai. Quando inizio a slacciare i miei pantaloni, prendo anch'io l'iniziativa. Le tiro giù la zip della felpa, scoprendo il reggiseno di pizzo nero. Le slaccio i pantaloni e glieli abbasso. Le passo una mano fra le gambe, trovandola deliziosamente bagnata. Lei intanto continua a torturarmi. Infilo la mano nei miei slip e lo prende. La testa mi si annebbia completamente. C'è solo lei e il mio piacere, il nostro piacere. Mentre Reika inizia a masturbarmi, io lecco ogni parte del suo corpo, sentendo finalmente che quella mia fame inizia pian piano ad essere soddisfatta. Le succhi i capezzoli e le bacio all'interno delle gambe mentre le tolgo le mutandine. Lei ansima spostando le sue mani su di me. Mi alzo un attimo dal letto per togliermi del tutto i pantaloni e l'intimo.
Adesso siamo completamente nudi. La prendo tra le braccia e riprendiamo a baciarci senza più staccarci. Allora lei mi fa sedere nuovamente sulla stessa posizione e lenta la vedo inginocchiarsi davanti a me. Mi manca il fiato solo a guardarla. Quando inizia a leccare per la lunghezza tutta la mia erezione mi sento impazzire. Lei non si ferma e ingorda della mia carne. Lei che aspetta, così non durerò molto. Ti voglio tantissimo tempo. Lei si ferma e riprende fiato. La tiro su verso il mio volto. La bacio assaporandola che sa di me. Mi guarda solo un istante, poi quando ci rendiamo conto di non poterne più di essere due persone distinte, recupero un preservativo dal mio cassetto e lo infilo velocemente. Reika sale lenta su di me e io l'aiuto a sedersi dove deve. Mentre entro dentro questa meravigliosa ragazza, il resto del mondo sparisce e io mi sento vivo come mai prima d'ora. Reika. Così tutto svanisce. L'interruttore della mia testa viene spento e c'è solo il suo corpo. Il suo corpo e il mio con bacia la meraviglia che si conoscono da sempre senza averlo mai saputo. Completamente senza freni sono tra le braccia di questo angelo dai capelli d'ebano. Non so dove vuole portarmi, che sia l'inferno o il paradiso non mi importa. Se questo è sbagliato, allora spero che Dio mi abbandoni o più semplicemente che si volti a guardare altrove. Ma in questo preciso istante, questo ragazzo è mio. Le sue spinte sono prima lente e contenute, poi diventano sempre più forti. Ogni tanto apre gli occhi a guardarmi per verificare che io stia bene. Vorrei gridargli di non preoccuparsi, di non usare i guardi con me. Questo è solo un corpo, Sasuke, un involucro, un contenitore. Una volta dentro c'era un cuore, ma l'ho perso dietro ai miei sogni. C'è anche un'anima, ma si è sciolta dopo essere stata fatta a pezzi. Puoi accontentarti di questa scatola vuota? Mi alza con le sue braccia che sono più forti e muscolose di quello che immaginavo e ancora dentro di me mi mette supina sul letto. Tutto il peso del suo corpo preme sul mio, ma a me sembra leggerissimo. Sei così bella, Reika, così colorata. Hai tutti i colori del mondo in te, è una cosa che adoro. Non parlare e non fermarti. No, non ne ho nessuna intenzione, non mi fermerò mai. È questo che voglio, non fermarti mai. Non farmi pensare a niente, Sasuke, ti prego. Così smette di parlare e le sue spinte si fanno sempre più forti. Io ne godo senza il minimo imbarazzo, stringendolo forte a me, mordendogli la pelle che ha il sapore più buono del mondo. Il nostro ballo d'amore continua ancora fino ad esaurirsi in un unico lungo piacere per entrambi. Allora si stacca dal mio corpo per riprendere fiato. Immediatamente inizio a sentire il freddo del distacco. Dopo il piacere, l'interruttore si accende di nuovo e la macchina impazzita riprende la sua corsa. Mi volto verso di lui per osservarlo ancora e ancora, per verificare che sia davvero lì con me. Ma sento già la distanza di quella pausa fisiologica. Mi manca già il suo contatto. La mia pelle torna fredda e il cuore riprende a battere regolarmente, stanco. Sasuke si volta verso di me e mi sorride. Si avvicina e mi abbraccia. Ma l'estasi è passata e io sono di nuovo io. Oggi il mio corpo è sano, senza ferite, senza i segni del mostro. Domani non so nemmeno se riuscirò a riconoscerlo, figurarsi a mostrarlo a qualcun altro. Mi volto dando la schiena a quel ragazzo che mi abbraccia da dietro nascondendo il suo volto tra i miei capelli. Sento un dolore sordo all'interno del mio essere e riconosco la mia anima che urla nuovamente. Non riesco a liberarmi di questa sensazione. Non riesco a guarire da questo mio dolore. Sasuke continua a stringermi forte a sé, non sapendo che io sono già lontana. Senza che lui se ne accorga, calde lacrime rigano il mio volto, ancora una volta. Perché nella mia vita ho imparato bene a fare anche un'altra cosa, piangere, senza emettere nessun suono da ascoltare.